ragazzi, io sono Visus e oggi riprendo con Axelwolf vs World Art Online. Dallo scorso episodio ho deciso di fare un giretto in giro per la mappa fino ad arrivare all'unica isola sensata che mi sembrava avere perlomeno un senso, e quindi cioè quel lago. Sì, se vedete la cosa spastica che sto facendo, perché ho scoperto che si vola molto più velocemente, tra virgolette, in questo modo che non quasi quasi usando le abilità di volo non comuni. この島お寺とかで見かける庭園みたいだね。枯山水のような石の配置に見えますが水浸しですね。あれ、普通枯山水って言ったら水を使わずに風景を表現するもんだろ。あら、クラインさんにしては珍しくまともな意見ですね。フーコさん、 俺はいつだって真面目ですよ。へいへいへい、ミサ。力と頭脳を研ぎ合わせた会話、メガコールだぜ。おい、わしゃ。はいはい。キリト君、どうする？枯山水でも見ながら、ちょっと心を落ち着けて考えてみるか。 Ok ragazzi, purtroppo non ho capito bene cosa dovessi fare a questo punto. Vedete quel quadratino, cioè quel cerchiolino, non quadratino, oro, ok? Ebbene, dovevo sedermi lì sopra. Il problema è che nei comandi di base non vengono spiegate queste situazioni qua. Cioè sono comandi per il multiplayer. Dobbiamo premere il pad e premere siediti su quel cerchiolino lì, oro. Invece sono stato qua a studiarmi tutto il lago, visto che c'era anche un'increspatura dove non ci doveva essere. Ho provato a saltare dove c'era l'increspatura che non ci doveva essere, niente da fare invece. いかにも何かありそうな入り口が閉ざされて中には入れないの。ねえねえ、この先に何か書いてあるよ。何が書いてあるんだろう。読むわ。腰を据え、蟻のままを捉えれば移ろより誠を見出せるだろう。誠にたどり着きしとき、何じらの前に草原の女王姿を現そう。どういう意味だろう。きっとこのフィールドに関連するヒントなの。手がかりを探してみるの。 Ok, visto che non riuscivo a risolvere l'enigma di prima, ho deciso di cambiare zona e andare a Floss Hill, l'anello di ghiaccio, dove c'è un'altra console. お、コンソールがあるぜ。俺様がナンバーワンに見つけたんだぜ。ファーストルックだぜ。いや、最初に見つけたの俺だろ。あと、ファーストルックの意味は先入観だ。 ミスターエーゲル、ディティールばかりルッキングしてちゃ俺様のようなクールガイにはなれぬぜ。そうか。ミスタークラインみてえにもっと乗りを。俺様ちょっと周囲を偵察してくるぜ。ごめんなさいエーゲルさん、うちの弟子が騒がしくしてしまって。 ああ、いや、やっぱり逆さ釣りだけでは足りなかったかしら。え？<笑>いえいえ、何でもありませんのよ。あら、ここでも解除コンソールの周りに光が浮いてるんですね。光の数は3つだな。ってことは手持ちのオーブでコンソールの解除ができるわけだ。そうですね。さあ、 早く解除していきましょう。なんだこの音は。外から響いてきましたね。何事ですか。暗い。フーコさん、あ、いや、レイカーさん、いや、フーコさん。 どっちでもいいですよ。今の大きな地響きであなたのことが心配になり、急いで馳せ参じました。どこかお怪我はありませんか。ええ、特には。
そうでしたか、それはよかった。ささ、このクラインの手を取って。まだ揺れが続くかもしれませんので。私、飛行できるんですけど。へへいへい、ミスタークライン、マイフレンズ、こっちにカモンだぜ。アースクエイクのアフターに地面にビッグな亀裂ができてやがるぜ。おう、了解だぜ、アッシュ。今行くから、ウェイターミニッツだぜ。さあさ、フーコさん、では参りましょう。はあ。すみません、なんかうちの仲間がアホなことばっかり言っちゃって。いえいえ、お互い様ですから。お互い苦労しますね。でも賑やかで楽しいですよ。Ok, come ci diceva Ash, il terreno ha tremato a causa di un terremoto e si è aperto per l'appunto un buco. Cioè, senza mezze parole, proprio si è aperto un buco a Floss Shield, liberando un'area nascosta che potevamo vedere anche noi prima dalla mappa, ma che in realtà, a cui in realtà non potevamo accedere senza avere, per l'appunto, trasfere di colore puro. E come possiamo capire, tutte queste interazioni sono fatte all'interno della mappa e, a differenza delle altre console, non ci sbloccano nuove aree, o perlomeno non sbloccano nuove mappe, ma sbloccano nuove aree di mappe già esistenti. Io ho quindi deciso di farmi un girettino, tra virgolette, per la mappa, mentre Ash Rider spara cavolate, sacco, e ci fa anche piacere, fino a trovare il dungeon in cui dovevo andare per trovare un re. Ok, il dungeon in cui ci stiamo dirigendo è l'unico accessibile in quest'area, io ho farmato un pochino di nemici, ma direi che possiamo tranquillamente dirigerci al boss noi, o perlomeno nel dungeon. Caverna ghiacciata sia, quindi. Ok, il dungeon non è niente di speciale, però ha una particolarità che si può ovviamente ritrovare nel colore verde del dungeon, cioè ci dice che il dungeon che dobbiamo affrontare contiene il re verde. Una volta superato il dungeon ci troviamo di fronte ovviamente un boss che è diverso da quelli affrontati fino adesso, cioè non è assolutamente di Halo. Lo possiamo vedere chiaramente, le sue fattezze ricordano molto di più un boss di Axel World che un boss di Halo, perché di mitologia nordica o mitologia greco-romana, come abbiamo visto nell'ultimo Concaronte, non ha assolutamente niente. Anzi, ha le fattezze proprio di un mostro vero e proprio. E ricorda, per chi ha visto l'anime, uno di quelli di Axel World, per l'appunto. Comunque, a parte causarci dei debuff come paura o... che non è neanche un debuff, ma è uno... sì, possiamo definire un debuff, almeno che ci fa scappare, non fa cose particolari. Questo perché? Perché questo boss serve per introdurci al vero boss. Nanto kanatta na. なんだかブレインバーストのエネミーを彷彿とさせるやつでしたね。ああ、そうだな。ミコ、気づいたか。ただ、何？ジーザス、こいつらヘビーでデンジャラスエンドアンタッチャブルだぜ。おめえら。気を抜くんじゃねえぜ。どういうこと、アッシュ。アッシュの言う通りにするんだ。彼にはわかるのだろう、自らの王の気配がな。王って？ああ、やつのご登場だ。E quando parliamo di boss, come possiamo non parlare di uno dei sette re di colore puro, quindi Green Grande, il re verde. Green Grande. Coizu mo nana o no hitori ka? Ah, midori no o. Brain Burst mo shoki member, originator no hitori da. Enemy gari de eta pointo wo低レベルのバーストリンカーに提供してる。ありがてえ神様みたいな野郎だよ。
ついでに情報圧も神様レベルだ。確かにすごいプレッシャーだな。でもそんな慈善活動みたいなことをしてる王なら話も通じるんじゃない？ゴーストとはいえ。いや無理だろう。奴は基本的に滅多なことでは言葉を発しない。それにあの圧力はすでに臨戦態勢に入っているようだ。行くぞ。来るぞ。グランデは七王の中でもトップクラスの実力者だ。みんな油断するな。おう。Ok, come abbiamo potuto capire, Green Grande è il re della Legione Verde, che viene chiamata Grande Muraglia. Ha un cuore molto generoso in realtà, come abbiamo potuto sentire. Infatti sfarma PV per i giocatori che ne hanno di meno. È il re di Ash Rider, un padrone della Legione di Ash Rider. La sua difesa è praticamente impenetrabile, infatti come vedete continua a fargli zero praticamente. E anzi, i miei critici sono zero, e ho deciso di applicargli dei debuff, tra parentesi, a mezzo metro di distanza. Senza considerare minimamente il fatto che avrei potuto annihilarmi in un millisecondo. Come potete vedere lo stiamo colpendo tutti insieme, ma non gli facciamo quasi niente. Anzi, adesso ha usato il suo scudo per spazzarsi via, ma questi sono altri dettagli. Il metodo più efficace per affrontare questo boss, che è pressoché statico praticamente, come potete vedere, ma ovviamente il suo punto forte è la difesa, è ovviamente usare uno switch. Usando lo switch possiamo far tentennare il nemico, o almeno rendere la sua difesa penetrabile e andare di cattiveria, cioè continuare a pestarlo finché non finisce lo switch, con un raddoppio di danni considerevole, cioè riusciamo a fargli molti più danni durante lo switch. Tra parentesi, mi ha ammazzato Asuna, però sono dettagli. Ok, però decisamente il momento di farlo finita si avvicina. Oh, perfetto, quasi morto, vediamo se ce la facciamo. Tra parentesi, non so se ve ne siete accorti, ma Kirito ha fatto un'allusione a Heathcliff a un certo punto nel dialogo. Se non avete sentito, tornate indietro per ascoltarlo. Ok, perfetto. Calcio volante di Kurukime. Ah, e se vi chiedete perché ho questo personaggio, beh, tra un paio di giorni pubblicherò un video su un episodio secondario, quindi non vi preoccupate. Migoto. でもなかったぜ。キリトがいてくれたおかげで勝てたようなもんだが、いつかまた再戦するかと思うと気がめいるぜ。確かにきつかったな。でもゴーストとはいえ倒せたんだし、バーストリンカーのみんなにとっては自信につながるんじゃないかな。そうですね、アバター性能は全く同じ。それを倒したことに違いはないわけですから。しかし、緑の旦那はなんでこんなところにいたんだ。おそらくはエネミー狩りだろうぜ。エネミー狩り。ああ、さっき言ってたやつか。ポイントを還元してどうのっていう。高レベルのエネミーをソロで倒し、膨大なポイントを稼いで、それをアイテムに還元。アイテムを怪エネミーに食わせて、それを倒した怪バーストリンカーたちに間接的にバーストポイントが支給されるようにしてる。なるほどな。大型モンスターの多数生息するこの場所でバーストポイントを稼いでいたってわけか。だろうな。よっしゃ、用事が済んだらさっさと出ようぜ。例のオーブはドロップしたんだろ。もうクラインさんたら。キルト君、今回のオーブは。ああ、グレートボール無事に入手だ。Ok, dopo aver recuperato la quarta sfera di colore puro, mi trovo davanti al prossimo dungeon. Come vi dicevo all'inizio, per risolvere questo enigma dovete andare davanti all'isola col lago, entrare nel cerchio, premere il pad e entrare quindi nei comandi multigiocatore. Quello che dovete fare è sedervi, dopo esservi seduti apparirà un boss, sconfiggetelo per aprire quest'area. Ok, una volta entrati ovviamente il dungeon ci suggerisce, come quello precedente, il colore del re che andremo a affrontare, e quindi il re blu.
Ovviamente il Re Blu è tutt'altra storia. Se Green Grande è fatto per le difese, il Re Blu, che viene chiamato Blue Knight, che è il re della legione blu, è fatto per l'attacco. Ovviamente prima di riuscire ad arrivare al boss abbiamo il solito tre boss, se così si può definire, che non ci dà particolarmente fastidio perché siamo a un livello per cui anche a livello 300 come avversario non ci spaventa più di tanto, però ho deciso di mettervi tanto per sapere il nome e il livello, per farvi vedere se qualcuno di voi vuole giocarci. Quello che dobbiamo fare ora è entrare nella zona nel portale per il mondo, per l'altro mondo. Koko wa Seikimatsu stage da na. Ne, Kirito, Asuna. Dou shita no, Yuki? VR MMO no kenzoubutsu tte 大半が破壊不能だと思うんだけど、このフィールドの建物って壊れてるの多いよね。ユキさん、それはここがブレインバーストの編成。世紀末ステージに侵食されているためなのです。つまり演出ってこと？ユキ、何か気になることがあるのか？あそこの建物、演出にしては妙な壊れ方してるんだ。 何かでバッサリと切られたような。え？マスター、もしかしてあれは。ああ、こうして七王たちを追っている以上、いずれは相まみえると思っていたが。え？待てよ。あのビルを切り落としたのが七王のゴーストの一人ってことか。あれは破壊不能オブジェクトだぜ。 我々の世界には、それを成し遂げるものがいる。青の王、ブルーナイトだ。奴はブレインバーストの初期のプレイヤー、つまり、オリジネーターの一人であり、様々な逸話を残している。強力なエネミーを揃で買ったり、破壊不能オブジェクトを切ってみせたりとな。その強さは、バーストリンカーの頂点に立つと言ってもいいだろう。あと、 サッチンのことを恨んでいるはずなのです。彼は先代の赤の王と仲が良かったので。だな。黒雪、気をつけろよ。この付近に奴はいるはずだ。偽物とはいえ、本人の記憶を持ってるんだから、必ず黒雪を狙ってくるはずだぜ。青の王、僕もそれほど知らないんですが、 彼のレギオンにいた時は、王としてとても頼りになる人だと思ってました。メンバーたちからも信頼されてましたし、厳格なところもあるけど、普段はとても気のいい人だって。でも彼は何かあった時、一切容赦をしない。敵に回った時の彼の怖さを僕はよく知っているんです。僕、そうか、 分かった。情報助かったぜ。みんな注意しておこう。うん、そうだね。Ok ragazzi, quindi giriamo un pochino per la mappa. Vi ho tagliato ovviamente il giro che ho fatto io, che è stato molto più lungo di quello che vedete, alla ricerca di Blue Knight per sfidarlo di persona. ロータス御一行、お疲れさ。て、随分大所帯になってるな。ブルーナイト、あの情報圧、やっぱゴーストでもとんでもねえな。ゴーストね、やっぱそうなのか、この体。なんかおかしいとは思ったんだ。 記憶と意志はしっかりしてるのに、何か頭の中がもやで霞んでる。これが
自分であって自分でないって感覚か。常に己を疑え。仮想世界での鉄則だよな、やっぱ。自分がゴーストであることを見抜いたのはこれまでで初めてだね。シアンパイル、まさか親を殺したこの青の王が憎くてここまで来たのか。いえ、あなたの断罪は間違いじゃない。それに僕の親を殺したのはあなたではなく。やっぱそうなのか。俺は偽物。ああ、気分がなえるな。そうだ、お前はゴーストデータ。本物は今もブレインバーストの世界にいる。お前は黄昏の魔女によって作り出された虚構の存在だ。黄昏の魔女、そいつか。脳内で語りかけてくるロータスたちを邪魔しろっていう叫びの主は、確かにあんたには思うところはあるが、命令されて戦うのも尺に触るんだよな。ねえ、もしかしてあの人、話せばわかる相手じゃないのかな。ゴーストだったことに気づいてて、命令になんて従いたくないって思うはずでしょ。そこのお嬢さん、そいつはどうかな。本物のブルーナイトは常に理性的、礼節を重んじ七王の一人として自立する術も持っていたけど、この異世界で偽物として存在するこの体、どうやって遊んだって問題ないよね。あれ、なんか様子が変だよ。やっぱりちょっとヤバそうな気がする。残念だけどそうみたいだね。ロータス、本物のブルーナイトが内心あんたのことどう思ってたかわかるかい。なんだか全然話がわかる感じじゃなくなってきたね。お前の言いたいことはわかる。お前の溜めてきた怒りをぶつけるというなら好きにするがいい。ただしそれは私だけにするんだ。他の者たち、ネガネビラスやプロミネンス、そしてこの世界の妖精たちには関係ない話だ。そんなの違うよ。アスナ、うん、確かにロータスはあなたたちの世界で取り返しのつかないことをしたのかもしれない。でもそれは結果的な話でしょ。そこに至る経緯をもう一度見直してみてよ。全ての責任をロータスに押し付けていいの？アスナ、私はあなたたちバーストリンカーのことを最初は少し疑っていたの。でもあなたたちは時代と世界が違っていても私たちと何も変わらなかった。仮想世界をもう一つのリアルだと感じ、そこで精一杯生きている鏡のような存在だって。だから私は認めたくない。七王と呼ばれるバーストリンカーの上に立つあなたたちが一人の王に全ての責任をなすりつけて、自らは知らぬ存ぜぬを決め込み王座に君臨していることを。偽物の頭脳にそんな複雑なこと言われてもわからないな。青の王、あれは分かった上で言っているのです。意味が分からないと。そうですね、哀れな。分からない、分からない。ただあんたたちが非常にムカつく奴らだってのはよく分かったよ。ロータスもろともぶった切ってやる。粉みじんに。来るぞ。
Ok, per la prima volta ci troviamo da fronte a una persona ragionevole che addirittura è riuscita a capire di essere dati semplicemente. Quindi Blue Knight ha un cuore puro, se così si può dire, è una persona molto razionale e intelligente, tiene molto al membri della sua legione. Non tutti sono come Yellow Radio, anzi la maggior parte dei re è buona, sotto, nel profondo, perlomeno nei confronti dei suoi membri. Prima di unirsi ai Mega Nebulus, Taku faceva parte della Legione Blu e quindi era sotto il comando di Blue Knight. Come abbiamo potuto capire, Blue Knight ha una spada in grado di distruggere oggetti indistruttibili. Cioè, se vi ricordate, ci sono parecchi oggetti indistruttibili all'interno del mondo, eppure questo personaggio riesce a distruggerli. Ovviamente la cosa che consiglio contro un personaggio di questo tipo è tenersi a distanza. Il problema è che essendo un avatar di duello potrebbe aspettarsi in parte a noi quando vuole e attaccare. Perché a differenza di Green Grande, penso che la frase sia preferita di Blue Knight sia la migliore difesa e l'attacco. Pur avendo capito che è solo dei dati Blue Knight, tuttavia ci attacca perché, come ci dice, la sua esistenza sarebbe sprecata se non facesse niente per fermarci. Questa a cui assistiamo è la mossa finale di Blue Knight, che assomiglia molto a quella di Purple Thorn, ma usa la sua spada per l'appunto in grado di distruggere gli oggetti immortali per affettarci. Ok, adesso invece assistiamo alla mossa finale di Koryuki Lotus e poi vi spiegherò ovviamente in una clip video, come vi ho detto, metterò l'episodio secondario dove potete trovare questo tipo di personaggio e il perché è vestito in quel modo. Ma lasciamo tempo al tempo e concentriamoci sul personaggio. Asuna gli ha fatto notare una cosa molto particolare, cioè che la morte di Red Rider non è solo colpa di Black Lotus, ovviamente lei è la responsabile. Ma è davvero giusto fargli pesare tutto questo sulle sue spalle? Oppure anche gli altri re hanno una colpa? È un concetto molto 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 interessante, che non veniva mai approfondito. E a quanto pare neanche stavolta approfondiremo perché l'abbiamo ammazzato prima. Ma tranquilli, ehi, va bene così. Alcune domande devono essere lasciate senza una risposta. O devono farci riflettere perlomeno. Shikujittane. ブルーナイト。ああ。でも楽しかったよ。本物はこうはいかないはずだ。心しておくんだな。そうだろうな。だが、その時も、我々ネガネベルスは、負けん。あんた、記憶の中の黒の王よりも、どこか成長して見えるよ。それも、この世界で過ごしたおかげってとこかね。そうかもな。じゃあな、ネガネビラス。また、会おう。爽やかな感じで消えていったけど、途中はなんだか怖かったね。そうですね。いつか戦うことになるかと思うと、少し怖いけど。大丈夫ですよ、師匠。たとえ偽物でもこうやって倒せたんですから。ええ、そう思いたいものね。今回手に入れたオーブはレオニーズか。アスナ、ん、どうしたの黒雪さん。さっきブルーナイトに言ってくれた言葉、その嬉しかった。ううん、当たり前だよ。だって私たちは仲間だからね。ああ、そうだな。ありがとう、アスナ。Ok ragazzi, ma direi che due re possono bastare, Green Grande e Blue Knight sconfitti. Quello che ci resta da fare ora è cercare una console con 5 sfere di colore puro da poter incastonare, tra virgolette. Quindi se vi è piaciuto, lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video dove cercheremo per l'appunto questa console. Se non avete capito qualcosa non esitate a farmi domande. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, quindi bye ragazzi.